Che significa camminare sui passi di Santa Bachita? Camminare sui passi di Santa Bachita credo che possa voler dire molte cose, molti aspetti. Quello che mi viene in cuore adesso è camminare con un orizzonte ampio. Giovanni Paolo II ci ha consegnato una perla, ha detto che Bachita è nostra sorella universale. E quindi c'è questo cuore universale, questo cuore che non ha confini, e del resto è anche quello che Bachita ha mostrato con la sua vita, no? Bachita è canossiana, è nostra sorella canossiana, quindi mi sento particolarmente coinvolta in questa realtà. E credo che Bachita, ecco, possa dire questo ai giovani, in mezzo a tanti condizionamenti, no? Tutti li viviamo, e chi non li ha? E chi più di Bachita può mostrarci questo? Come essere liberi di fronte a tanti condizionamenti, a tante situazioni magari a volte che sembrano impossibili a liberarci. Eppure lei ci mostra questo, ci mostra come è avvenuto qualcosa nel suo cuore per cui lei è riuscita ad essere libera. Libera, capace di perdonare, perdono, il perdono, donare. Così, senza confini, e lei ha questo cuore, questa sorella universale. Per questo credo che tutti, e in particolare i giovani, possano ritrovarsi nella sua storia.